dicembre siamo qui per il secondo My Fest e abbiamo rapito fuori per... In realtà stanno aspettando di entrare per Casablanca. Io volevo subito chiedere come mai a Alessandra e ad Anna sono qui, insomma, per seguire Casablanca e poi cosa ne pensano di questo festival di Casablanca avanti. Allora, vabbè, Casablanca è un grande classico. Sì. Avere la possibilità di vedere al cinema è pazzesco, perché sembra di tornare indietro nel tempo. Poi una pellicola in bianco e nero, quindi ne vale la pena. Poi è veramente un classico del cinema, che bisogna avere nel proprio carnet di film. Curriculum. Anna, invece tu? È uno dei miei film preferiti, che ho guardato da quando ero piccola, per cui pensare di vederla al cinema è un'emozione. Vedi, quindi in qualche modo vi ritrovate nei gusti di Woody Allen. Sì, sì, anche perché poi c'è anche Woody Allen che riprende, fa un omaggio a Casablanca in Prova 5 a Senno, quindi è anche un po' vedere l'occhio... Cinema nel cinema. Sì. E invece di questo festival, intanto dedicato a questo grande autore italiano, Pupi Avati, cosa ne pensate voi? Voi siete qui a Padova, ma siete di Padova, siete delle studentesse? Sì, sì, studentesse. Cosa studiate? Io statistica. E io formazione continua. Formazione continua, che sarebbe? Progettazione di, a livello di personale delle aziende. Ho capito. Prima aziendale. E di questa iniziativa invece, appunto, legata a questo grande autore, voi conoscete il cinema di Avati e vi piace? Molto. Che cosa vi piace in particolare? Allora, lui ha una bellissima inquadratura, una bellissima fotografia. È un autore sicuramente introspettivo, anche se lo fa con molta semplicità. È molto concreta la sua, non so, da pensare, essere molto concreto, ma anche di guardare molto dentro le persone. E quindi... E poi sceglie molto bene gli attori, sono proprio disegnati su misura. Ecco, invece per questo calendario, anche gli altri film che sono in programma, che cosa pensate di andare a vedere? Io ho trovato difficile la scelta di stasera, perché mettere 8:30 a Casablanca allo stesso orario mi ha mandato un po' in confusione. E poi alla fine ho fatto vincere il Casablanca, però è stata una dura lotta. Sì, anche perché Fellini, Avati, Fellini. Sì, no, cioè Fellini con 8:30, insomma, è difficile scegliere, però Casablanca... Casablanca vince. Casablanca. Sì, in questo caso sì. Domani ci sarete invece per la lezione e anche per la presenza, insomma, di Neri Macorè e di Pupi Avati. Riuscendoci, sì. Speriamo di sì. Ci piacerebbe almeno, anche perché Neri Macorè ha un bel carattere, ci piace molto. Bene. Noi ringraziamo dal secondo My Fest Alessandra e Anna per essere stati con noi. Grazie.